Buongiorno ragazzi, oggi vi mostro cosa mangio in un giorno in gravidanza. Aspettiamo il nostro secondo figlio, Ale, fratello maggiore. Sfatiamo subito un mito, non bisogna mangiare per due. Lo so, sarebbe fantastico, ma è molto importante rimanere in forma durante la gestazione, per proteggere la nostra salute fisica e quella di nostro figlio. Per colazione ho preparato dei pancakes che ho guarnito con una salsa fatta con il cacao amaro. Per i pancakes ho utilizzato 35 g di farina d'avena, 50 ml di bevanda vegetale al cocco, 50 g di yogurt greco, metà uovo e qualche goccia di dolcificante. Ho mescolato tutti gli ingredienti e poi su una padella antiaderente ho versato poco a poco il composto. Ed ecco pronti i miei pancakes. Per la salsa ho utilizzato 10 g di cacao amaro e poi ho versato gradualmente l'acqua. Ho aggiunto del dolcificante e poi ho ricoperto la superficie dei miei pancakes. Per finire ho guarnito con una spolverata di cocco rapé. Per lo spuntino di metà mattinata ho mangiato una mela e 15 g di noci. Passiamo invece al pranzo. Ho preparato pasta e lenticchie e broccoli. In una pentola ho messo a rosolare cipolla, carota e sedano con un cucchiaio di olio e poi per praticità ho versato 300 g di lenticchie in scatola. Le dosi sono per 3 porzioni. Ho versato poi 3 bicchieri d'acqua e prima di buttare giù la pasta ho preso dalla pentola parte delle lenticchie e le ho frullate. Ho poi messo 240 g di pasta e verso la fine della cottura ho inserito all'interno le lenticchie frullate. Passiamo alla merenda. Ho mangiato 200 g di yogurt con una banana spezzettata. Vi consiglio lo Skyr perché ha soltanto 62 calorie per 100 g e per renderlo più dolce ho inserito qualche goccia di dolcificante. Passiamo alla cena. Ho mangiato 250 g di calamari con i broccoletti e 5 gallette di riso. Come prima cosa ho lavato i broccoletti sotto l'acqua corrente, poi li ho messi a bollire in una pentola per circa 20 minuti e poi li ho ripassati in una padella con aglio e un cucchiaio d'olio. Infine ho cotto i calamari sulla bistecchiera. Se il video vi è piaciuto lasciate un like e commentate sotto al video se vi piacerebbe vederne degli altri. E voi cosa mangiate in gravidanza?